Buonasera a tutti quanti! Buonasera, buona cena, buonasera! Basta, adesso faccio lo sciopero della fame. I corpi non vanno a scioperare, Andre. Mi dispiace. Innanzitutto una buonasera, davvero una buona cena ad Andre che sta mangiando la pizzettina, perché ce la mangerà in live con noi, fra MacBug. A Sagnuzio, a Stenoste, Broccoli, Nebbia, a Schizzo Pizzo che ha riscattato, ragazzi, è stata riscattata l'obiettivo di community. We have a city to burn. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ti abbraccerei, non vedo l'ora di vederla sta roba io. Ma perché i corp mangiano, chiede? Sì, amen. Il corp ha un po' di eco e riverbero, ma... perché dobbiamo comprargli, come abbiamo detto in pre-live, un sacco di arazzi per la stanza. In modo che la stanza sia adeguata. Quindi sabbatevi e followate il canale per permetterci gli arazzi della camera di Andrea. Lanciamo l'hashtag più arazzi per Andrea. Scusate, Ila, mangia un panetto di burro così ti senti meglio. Vi ricordo che se vi è piaciuta la musica del pre-live, il link che trovate qua è il link non solo all'artista che l'ha composta, ma anche al nostro giocatore di Wave e di Neon per la scorsa campagna, che è un artista cyberpunk, nel senso che fa cyberpunk. Non solo ha fatto la sigla, ragazzi, se vi è piaciuta la sigla, l'ha fatta lui. Mentre la nostra Charity si nutre e si dimentica che sta per morire... Vi ricordiamo che l'ultima volta sono successe un paio di cosette, ovvero i nostri Chum sono andati nel deserto, si sono ritirati dopo aver comprato un botto di roba al mercato di mezzanotte e aver pimpato il girocottero di Varù. Nel frattempo, invece, Charity la mattina dopo è andata dalla sua corp e ha infettato il computer, una chiavetta, il computer di Timothée, con un virus, diciamo, che permetteva al nostro Wave di collegarsi da remoto al computer della corp. Purtroppo però Wave è stato staccato ed è stato tracciato all'interno della rete, ma questo la nostra Charity non lo sa. La nostra Charity la troviamo infatti in questo momento al computer che sta parlando con Timothée, questo corp dell'area finanziaria della Isan & Co, la sua stessa corp, la corp che sta cercando di ottenere e di frodare in qualche modo a fin di bene. E la ritroviamo lì. Il nostro bene, ovviamente. Il nostro bene, esattamente. Ti ricordi com'era finita la frase l'ultima volta? Mi ricordo che mi aveva appena finito di dire meno domande fai, meglio è, perché sei in pericolo, altrimenti. Una cosa del genere. Ti ha detto letteralmente più domande fai, Charity, più merda ti getti addosso. E te l'ha detto avvicinandosi a te e stringendoti un po' per i fianchi. È un suo tipico modo che può dar più o meno fastidio. E nel mentre lo fa davanti al computer, senti l'USB tra le tue mani mentre la infili riscaldarsi molto. È molto calda. Non capisci se è un segno positivo o negativo. Di certo senti che molti dati stanno fluendo attraverso di essa. Ok. Allora, io, Charity, appunto, mentre viene avvicinata in questo modo, con quest'aria, da quest'uomo, con l'aria preoccupata, grave, e mi dice queste cose, appunto, poco, molto poco rassicuranti, si ricorda di qualcosa che è avvenuto qualche tempo prima, durante la fase della preparazione. E mi gioco subito una meccanica. Posso?
Ok, mentre appunto quest'uomo si avvicina, lei le parte proprio un ricordo e si ritorna nella stanza rossa. Esatto. Io ragazzi, ve lo spiego un po'. Stasera ho preparato qualcosa di speciale per i mess player. Ho dato la possibilità a Charity di evocare tre flashback. E questo è il primo che sta evocando. Qualcosa per giocare una scena retroattiva e avere dei vantaggi sul momento. Charity, siete nella Red Room. Al tavolo ci sono tutti i tuoi compagni. C'è anche Ezechiele. Allora, mentre loro sono tutti lì, che comunque confabulano tra di loro perché parlano dei dettagli, chi parla di quali strumenti servirebbero, chi dice no, ci servirebbe questa cosa qua e che figata se facessimo questo e quello, sono lì che confabulano. Io, in un momento in cui non sta parlando, mi avvicino appunto a Varù e lo sfioro per il gomito. E Varù si gira e ti guarda. C'è il sottofondo degli altri che confabulano. Sì, signorina Charity. A questo punto è Charity che si avvicina moltissimo, proprio invade la tua sfera, come si Lo dice, spazio personale, del diciamo. tuo spazio personale, esattamente, e senti subito il suo profumo dolce pervaderti e all'orecchio, molto vicino, ti sussurro: sì, Varun, tutto bene, mi sembrano persone affidabili, capaci, ma se qualcosa va storto, che si fa? Non vorrete mica lasciarmi là dentro? Quando si avvicina Charity, Varù pure si avvicina e anche lui le si avvicina all'orecchio. Per un attimo, però, ripensa a Jess. È un po' che non ci pensa Jess, per cui rimane un attimo bloccato. Signorina, di cos'è che avete paura? Se vi scoprono, è finita, non devono scoprirvi. Varun, io non ho idea di come funzionino questi meccanismi da Netrunner. Non so come fare a capire se qualcosa va storto. Sì, servirebbe qualcosa in codice, qualche segnale e magari anche qualcosa per poter rispondere. Baru, ti si allontana un attimo e ti vedi riflessa nei lentini. I lentini sono spenti, quindi vedi il rosso e vedi la tua persona. Dannazione, signorina, no, non c'è modo di risolverla se ti scoprono. Devi non farti scoprire o che ne so. Abbassa di nuovo la voce, si guarda intorno e ti sembra di vedere qualcosa dentro i lentini mentre parla, come delle immagini. E vedi un tipo che infila un pugnale nella schiena a un altro. Affossa qualcuno, fai come fanno giù nella strada. Dai la colpa a un altro, fottilo. Se ti scoprono è finita. Quindi mi stai dicendo che non c'è modo per darmi un qualche tipo di avvertimento? Ma Avvertimento su insomma, Varun. cosa? Lo vedi quasi distratto. Sta pensando ad altro, forse, mentre ti parla. Dai, Varun. Cioè, mi vuoi dire che non potete avvisarmi se quello wave fallisce nell'operazione e io non me ne accorgo finché non mi vengono addosso e non mi mettono magari, che ne so, in una cella buia? Wave Mi vuoi? interviene in quel momento, fa: ehi,
Se succede qualcosa, lo saprai. Ok, per me il flashback può finire qui. E in quel momento siamo sul girocottero in mezzo al deserto. È mattina. Varu ha guidato tutta notte e ha difficoltà ancora a guidare per qualche ora. E nel frattempo, pochi minuti prima, ha sentito "sto entrando", pronunciato da Wave. Seguito poi da un rumore di chip che bruciano e friggono. E Wave che si stacca dal sedile e urla dal dolore, mentre la piccola Sam tacca il ripetitore che era attivo in quel momento. Fa: "Cazzo, Chum, l'hanno beccato! Ah, qualcosa l'ha beccato sicuro all'interno della rete. È un Black Ice!" Cosa fai, Varu? Si gira verso Wave, guarda Mana. "Che cazzo si fa in queste situazioni?" Wave è privo di coscienza, è addosso al finestrino e sta sbavando mentre continua a friggere. Porca puttana. E tiro fuori Legend, con un ginocchio lo sollevo e tengo la cloche del girocottero e chiamo il mio asso nella manica, quello che non ho pagato. Puoi chiamarlo, il non ripetitore posso. È spento. Cazzo, lo accendo. Giro il verso ripetitore. Mana e dico: "Accendi quel cazzo lì!" Mana, agitato, butta quattro pugni sul ripetitore, lo accende con le sue quattro braccia. "Merda, Chum! Ci metterà qualche minuto a riprendere il segnale dalla città. Siamo troppo distanti!" In quel momento, Charity, l'uomo, ti guarda. Timotee, siete nel suo ufficio. E aspetta come una risposta da te. Io fingo un attacco di panico. E questo proprio perché, uno, non voglio che si avvicini troppo. Due, perché cerco in sostanza di indurlo a dirmi di più per cercare magari di calmarmi. Non so se mi spiego. Non cerco di scappare né di fare altro perché non so che cosa sta succedendo. Sì. Allora, effettivamente, appena si avvicina così, proprio tremando, lo allontano quasi e fingendo di avere il fiatone, mi giro verso il muro e faccio come finta di barcollare. Dico: "In che senso? Quindi sono già in pericolo?" Gli dico. Fammi un test come l'ultima volta, di conversation, o se vuoi addirittura di acting. Forse più acting che conversation. Perfetto, lui è un po' stranito, si avvicina a te, ti appoggia una mano sulla schiena, te la carezza. "Charity, è una merda. E io sarò il prossimo, ok? Te lo dico perché, boh, è come se tra di noi ci fosse sempre stato qualcosa, no?" Io lo guardo e dico: "Sì, una profonda stima." Friendzone level Charity. Lui ti guarda, fa: Sì. E si avvicina ancora di più verso di te. Ti prende proprio il fianco e si avvicina al tuo orecchio e ti fa: "Ascoltami. Datti malata, prendi ferie per un po'. Non presentarti al lavoro nei prossimi mesi. Ti coprirò io in qualche modo." Ok, mentre si avvicina così, allora io cerco di fare di nuovo, allora intanto fingo ancora un po' un attacco di panico e cerco di mettergli un piccolissimo ripetitore nella tasca della giacca. Oh. Io ho un localizzatore. Ma guarda, ti farei fare una prova di...
Conceal Reveal Object CD 12. Uso tutti i miei punti fortuna, che sono 8. Non devi fare uno praticamente. Vai. Perfetto. Lui ignora il gesto e non solo, ti accarezza leggermente il viso scostandoti una ciocca di capelli dalle orecchie. Ti guarda e fa: ci penso io. Ci penso io, Charity. Allora, io... C'era anche un vantaggio per Charity, eh? Anche un vantaggio. Beh, ce lo segniamo che stasera Charity mi sa che avrà bisogno. Mi sa anche a me. Allora, a questo punto io lo abbraccio. Dopodiché lo guardo come con una specie di finto sguardo di grande riconoscenza, poi corro verso il computer, stacco la chiavetta e faccio per correre verso l'uscita. Quando fai per correre verso l'uscita, le porte si aprono. Entra una donna che non hai mai visto. Che succede qui? Ti si presenta di fronte e guarda la scena. Ok, io vorrei poter fare una prova a questo punto. Intanto so chi è. No, non ne hai idea. Ok, allora penso di poter fare una prova che è burocrazia, perché penso che sia proprio un'abilità apposita per capire chi è. Sì. La CD è 12, anzi 13, perdonami. Con 30 ti dico che sai perfettamente chi è. È Erin Adams, responsabile della sicurezza nell'ambito finanziario. È uno squalo, un pesce cane. Sai che chiunque le metta i bastoni tra le ruote finisce molto male. Ed è una subdola bastarda. Hai sentito addirittura che qualche volta tortura lei personalmente la gente che fa sparire. Però... cosa sta succedendo in questa stanza? Io cerco di fingere appunto un po' di tranquillità. E proprio la guardo, cerco di ricompormi. La donna ti guarda e fa: cosa sta succedendo in questa stanza? È più alta di me in grado questa. Diciamo di sì. Ok. Allora, signorina Arms, cerco di ricompormi e mi sistemo l'acconciatura. Niente, stavamo semplicemente festeggiando la promozione del signor Goina. Stavo festeggiando intrudendovi illegalmente dentro la rete aziendale? Faccio... oh no! E poi mi giro di scatto verso Timothy. Timothy ti guarda un attimo, perplesso. In che senso? Beh, dovete sapere che uno dei nodi di controllo è stato hackerato per qualche secondo. Poi la linea si è interrotta. Non ho idea di cosa è successo, ma sicuramente non è né un guasto né un falso allarme, quindi al diavolo le stronzate, Timothy. Che cazzo hai fatto? E chi è questa stronza? Farei partire un altro flashback. Flashback! Esatto, immaginiamoci questo rumore di risucchio e riporta indietro nel tempo. Dove va il flashback? Il flashback ritorna sempre nella stanza rossa. Dopo un po' di conversazione e appunto e scambi di opinioni e di velati insulti e frecciatine, Charity guarda di nuovo Varu e riprende in mano la chiavetta.
Anzi, no, non siamo in realtà lì, perché la chiavetta me l'hanno data Data dopo, dopo. no? Sì. In Ok. macchina. Allora, ho sbagliato, diciamo, luogo. Facciamo appunto di essere proprio al momento in cui Wave mi restituisce la chiavetta. E mentre mi restituisce la chiavetta, lì in fianco c'è Varù. Comunque, io li guardo tutti e due. E me la picchietto un attimo sulla guancia, così dico: sapete cosa potrebbe essere estremamente utile qui dentro? Di un bel sistema di sicurezza che bruci completamente il suo contenuto per far sì che non possa sembrare mia, o comunque che non si sappia che cosa c'era dentro. Prende parola Wave, potrei fare che quando la scolleghi si cancella il file che mi permette ad accedere da remoto, e quindi non ci sarebbero tracce. Lo guardo con proprio un bagliore negli occhi, nei miei occhi bianchi, appunto dalla sclera, scusate, dall'iride completamente bianco. Dico: sì, ci sai fare. E poi sorrido a Ma non ce ne sarà bisogno. Non ce ne sarà bisogno, vero? Varù. Avrà solo un utilizzo, però. Al prima cosa che inserisci quando la estrarrai, dentro non ci sarà più nulla. Mi raccomando. Preciso che questa era una chiavetta qualunque, eh? Sì. Non era. Ok. C'era una mia chiavetta di lavoro, mettiamo. Certo. Allora E io quindi. gli sorrido. E quindi anche il secondo flashback mi sembra di capire che è stato utilizzato. Bene. E allora torniamo alla stanza con la nostra Erina che ti fissa. Ha uno sguardo spietato. Sono ancora nel bel mezzo della mia pantomima, nel senso che sto guardando Timothy come se io non avessi alcuna responsabilità in quello che è successo, ma lui non può sapere, quindi. Timote si avvicina a te, camminando abbastanza sicuro. Charity è venuto nella mia stanza, nel mio ufficio, a celebrare un importante momento della mia carriera. Quindi, Erina, se hai qualche problema, parla chiaro e lo risolveremo. E ti prende sotto braccio. Erina. Io le lascio fare. Ti fissa invece di fronte a te. Bene, allora non avrei nulla in contrario a una perquisizione. Certo. Anche dei tuoi uffici e del tuo appartamento. D'altronde, anche quelli sono di proprietà della tua corp. Faccio un sorriso e dico: naturalmente. E allora, la prego, mi segua. Vedi che si gira, fa una ruota su se stessa e si avvia verso l'ascensore fuori dall'ufficio. Ok, Te ti lascia la seguo. e ti dice: vedrai, andrà tutto bene. Gli faccio un gesto di assenso e rimango preoccupata e si vede. E questa volta non sto fingendo proprio niente. Erina ti guida attraverso l'ascensore, poi verso corridoi e zone del grattacielo che non avevi mai visto prima, fino a portarti in una serie di piccole stanze. Sono tutte visibili attraverso dei pannelli di vetro. E ne apre una. Il loro interno è tutto scarno, quasi sono tutte composte da un tavolo e due sedie incavate dentro i muri, fatte di cemento nudo. Si siede su una di queste. Da dentro la stanza il vetro è nero e non si vede il corridoio. Ti guarda. C'è una telecamera che ti sta puntando. Beh, svuota le tasche.
Io lo faccio. Svuoto tutto quello che ho, non c'è molto. Metti che ci sarà la chiave del mio appartamento, una tessera magnetica. C'è il mio agent, presumo. E poi la chiavetta USB, metti, non so, cos'altro posso avere. Non ho nient'altro. Perché il localizzatore ce l'ha Timothy. Ok. In quel momento il segnale si riaccende sul girocottero. Varu, cosa fai? Cosa faccio? Mi sa che tocca scendere per far mettere a posto il nostro amico che frigge. In quel momento Mana ti guarda e fa: Ho spento io la frittata, tranquillo. Però l'amico qua. Gli dà un paio di schiaffi sul volto a Wave. L'amico qua non si sta riprendendo. Credo sia svenuto. Però il segnale è ripartito. Possiamo contattare la Corp se serve. Tu sei un bastardissimo. Prendo in mano le legend, compongo il nome di Charity. Sto per premere la chiamata e dico: cazzo, dici che serve un bisturi? Dici che può servire un cazzo di bisturi a questo qui? Non lo so, Varus, siamo nel mezzo del deserto, che cazzo ne so io. Sta spiaccicando qualcosa. Non capisco. Ehi, tutto a posto, Chu? Cosa? Ti hanno tracciato? Sì, sta dicendo qualcosa, l'hanno tracciato. Cazzo, se l'hanno tracciato, allora significa metto il legend in tasca. Non so se possiamo più ricontattare Charity. Spegni quel coso, per favore, Chum. Merda, subito, Varu. Come dice il capo. Stranamente assertivo oggi. Non è lui. Non è lui. È come lo sto arruolando io. Scusami, Jack. Dammi qualche battuta, anche se hai. Beh. Charity. Torniamo da te, Varu. Era la trappolozza del master. Questo è il limite del metagame, scusatemi, eh. Mi avrebbe Metagame che si costretto a può usare. fare. Era figa. Mi avrebbe costretto a usare il terzo flashback, assolutamente. D'altronde un master deve porre delle sfide ai propri giocatori. Ero curioso di vedere come se la cavava. Ci stava alla grandissima. La donna ti guarda e guarda la chiavetta, immagino, che c'è sul tavolo. La prende. Questa. Sai che le chiavette personali non sono ammesse nella rete aziendale. Sono una violazione della sicurezza. Oh, questo non lo sapevo. Non lo sapevo davvero. Dico, ma no, c'è dentro ci sono solamente dei file di lavoro, tabelle, grafici, nulla di che. Può controllare? Esatto. Sì, la controllerò. E vedi che guarda allo specchio per un attimo e annuisce. Poi ti riguarda, fa: bene, nell'appartamento troveremo qualcosa di interesse, a parte, non lo so, dei sollazzamenti per una vecchia zitella. Questa fa malissimo Questa fa anche di qua. male. Aia. Fa male. Allora, intanto che Charity per un attimo fa come un sorrisetto piccato, chiude gli occhi, sbatte le palpebre e dice: "E vorrei fare una prova di conversazione." Certo. Dico: "Dipende, signorina Harms, da che cosa cercate?" Vai. Ho già capito dove vai andare, quindi la prova è difficile, eh? Un 17. Ah, però ho il vantaggio. E Ha il vantaggio. soprattutto c'è anche qualcos'altro.
Cosa? Punti fortuna già usati. È una battuta. Schizzo pizzo suggerisce se ne trova li può tenere per lei. Badum. Bellissima, tra l'altro. Yes. Quel vantaggio puoi ritirare. Niente, vabbè. Cazzo. Peccato, peccato. Peccato. Lei ti guarda e fa... Cosa dovremmo trovare? Non lo so. Comunque, qualunque cosa troverete... potete tenerla. Va bene. Portate via il computer personale di Charity dal suo appartamento. Io so che sul mio computer c'è qualcosa di compromettente. La bolla. Sicuramente. Ci sono tutte le informazioni del caso, giusto? Sì. Allora devo per forza usare il flashback. L'ultimo flashback della serata, ragazzi. Sì. Dove siamo, Charity? Descrivi il luogo. Siamo sulla mia limousine. E io sto viaggiando insieme ad Ezechiele. E visto che ho la possibilità di usare questa meccanica, naturalmente mi dispiace, però farò un po' di meta in questo caso. E quindi è come se Charity avesse previsto che qualcosa sarebbe potuto andare storta. E quindi, guardando fuori dal finestrino tutta la gente che sta scansando la vettura, che fa festa, che si picchia, che si droga nell'interno di... mi dissocio, all'interno di Night City. E pure lì la vita di Night City. La vita di Night City, esatto. Tra i rifiuti umani e non umani, i neon, guardo, sempre guardando questo quadro, parlo a Ezechiele e dico: per favore, Ezechiele, dopo che ti sarai allontanato dall'edificio della Corp, ripulisci l'appartamento, porta via tutto quello che c'è di compromettente e portalo a Varù eventualmente. Non dobbiamo destare alcun sospetto. Considero già fatto, capo. Grazie Ezechiele, so che posso contare su di te, e d'altronde se questa missione dovesse andare storta, purtroppo questa potrebbe essere l'ultima volta che ci vediamo. Lui annuisce e il flashback si chiude lì. Nel frattempo la Corp si gira verso di te dopo essersi girata allo specchio. Bene, Charity, ora parleremo tu per tu, senza sguardi indiscreti. Prende un comando, un telecomando dalla tasca, e chiude la telecamera che si abbassa. Dopodiché si avvicina alla finestra oscurata e con un'unghia la tocca e si opacizza. Bene. Ora siamo solo io e te. C'è qualcosa che devo sapere? Non so, signorina Harris, che cosa posso dirle? Lei si avvicina a te e ti accarezza un attimo la mano. Sai, mi sono informata un po' su di te, come è andata l'ultima volta, col trauma. È un peccato. So anche che il tuo capo, dopo quell'ultimo incarico che ti è stato affidato,
è sparito, non si presenta più al lavoro. Nessuno sa dove è andato, nessuno sa rispondermi su che fine ha fatto. Abbiamo un'altra battuta, eh? L'ho letta. C'è qualcosa che potrebbe aiutarmi per scoprire dove è finito? Sa, signorina, questo evento è stato molto drammatico. Scoprire quello che è successo al mio capo, a cui ero anche affezionata, mi ha molto scosso. E non saprei, anzi, pensavo che potesse essere lei a dirmi qualcosa di più sul suo conto, ma io purtroppo faccio solo il mio lavoro. Anzi, l'ultima volta non è stata per colpa mia. Senti una leggera pressione su il mignolo della mano. La mano, la sua mano, che sembra una mano naturale, forse non lo è. Senti un piccolo click. Come se una pressa idraulica iniziasse a stringersi sulla nocca del mignolo. Mi fa una test di resistere a droga e tortura. Il dolore si fa presente sulla tua mano, però riesci a far finta di nulla e a guardarla negli occhi. Come se non ti toccasse. Ed è qui che uso la battuta, perché mentre lei fa pressione io soffro, cerco di togliere la mano e dico: lei è molto affascinante, ma non è il mio tipo. E insomma, Che cosa vuole da me? Cosa vuole sapere? Io sono un'umile impiegata, faccio il mio lavoro e sinceramente faccio anche un po' di più. Nel senso che, il diavolo, è stata una missione complicata quella. E ho rischiato grosso. Ho dimostrato tutta la mia fedeltà all'azienda. Lei ti continua a fissare, stacca la presa sul dito, fa in tempo a guardarti la mano e a vedere che il dito è storto, te l'ha completamente rotto dalla nocca, dalla seconda falange. Io mi prendo la mano e palesemente lei può notare che io ho sofferto, che glielo lascio anche intendere apposta, anzi esagero appositamente il dolore. Lei guarda il soffitto, fa: è inutile dirle che da adesso in poi avrà un occhio di riguardo da parte mia. Magari potrebbe anche piacermi. Sa, potrei essere il suo peggior incubo, oppure si avvicina, oppure se lei presta molto attenzione a chi ci sta puntando adesso ed evita gli sguardi indiscreti, potrei anche darle una mano. Voglio fare una prova di deduzione che mi consentirebbe in teoria di riunire gli indizi e giungere a delle conclusioni, perché voglio cercare di capire a cosa sta alludendo. Ok, mi fai un deduction. Stai capendo che lei vuole darti una mano, ha capito che hai fatto qualcosa. Abbiamo stasera un vantaggio. Ma allo stesso tempo ti sta dicendo: sì, io sto facendo finta di fare la cattiva, perché comunque qualcuno ci osserverà sempre dentro questo edificio.
ma puoi contare su di me. Questo è stato un tiro estremamente utile, al che io la guardo negli occhi e molto sinceramente faccio un cenno di assenso. Ho capito, signorina Arns, ho capito. La ringrazio per la sua pazienza e mi scuso se l'ho impensierita. Ah, passi in infermeria prima di tornare a casa. E guarda la mano. Qua sorrido proprio con tutto, come si chiama, l'arco dentale, proprio. L'arcata, sì. L'arcata dentale è proprio... La ringrazio. Molto obbligata. Mi alzo, mi risistemo e poi mi giro di scatto e cammino nel modo più elegante possibile verso la porta. E mentre le gambe ti sorreggono ma tremano dall'adrenalina che circola nel tuo corpo, passerei altrove. Baru, i venti del deserto circondano la zona. Siete vicini al cimitero. Così viene chiamato da te e i tuoi simili. Lì di fronte avete il punto di atterraggio. La zona è piena di radiazioni. Ok, e allora teatralmente il braccio viene allargato verso le distese irradiate. Si vedono i resti di questi giganteschi aerei, queste carcasse di grossi velivoli pre e bellici. Alcuni edifici chissà vecchi quanto, con i tetti sfondati. E mentre li sorvoliamo, ammirate. Poi guardo verso l'alto e dico: ammira. Stammer guarda dal finestrino e fa: merda, Chum, ma che cazzo c'è fuori dalle città? Quello che ci lasci, piccola. Oh. E immagino che il velivolo atterri piano piano. Descrivimi la scena. L'aria è secca, ferma, immobile. Il sole picchia fortissimo. E quando il girocottero inizia ad avvicinarsi al terreno, la sabbia viene lanciata in tutte le direzioni, rotea. Alcuni vecchi bandieroni attaccati ad alcuni veicoli si spostano. La decadenza e la tristezza di un cimitero, di un villaggio abitato pieno di carcasse, cosparso e costellato di buchi enormi nei muri, di armi che probabilmente non conosciamo nemmeno oggi. Questo è il contorno di un sorridente Varù che si gira verso i suoi passeggeri. Guardate tutti quei cadaveri che stanno fermi. Sono corpse, o i loro lacche, quelli che scappano. Cazzo, Chum, chiamami se qualcuno di quegli stronzi si alza. Nel frattempo vedi appunto Sam sbalordita, Mana che afferra una delle maschere antigas coi filtri antiradiazione e se la inserisce, e la inserisce anche al povero Wave, che sta tutto ancora catafratto per essere stato fritto nella rete dei corp. Merda, Chum, ma è un posto enorme. Sì, l'idea è che non ci trovino, cazzo. Bene, e quindi come procediamo? Portiamo le casse dentro uno di questi cadaveri? Indicando un aereo semidistrutto. Sì, qua intorno c'è... Cazzo, Chum, una maschera! E la indossa velocemente. Sì, Chum, uno di quei grossi B-35 o come cazzo si chiamano. Ha ancora una stanza di trasporto di munizioni nucleari, ma le hanno già saccheggiate.
Lì, se ci chiudiamo dentro, non è un problema restare questi giorni. Vedete che la scena si alza sull'alto. Quel vento che piano piano si abbassa attorno al girocottero, le cui pale iniziano a fermarsi. Gli uomini scendono. La piccola ragazzina in mezzo alla nube radioattiva porta delle piccole casse. E gli altri iniziano a trasportare il resto dell'attrezzatura all'interno di questo enorme velivolo semisommerso nella sabbia, il cui bunker, che in realtà una volta era una stanza sigillata antiradiazioni, è apribile con una pesante valvola arrugginita. Si apre e spalanca al suo interno quello che è un rifugio di fortuna, un tavolo enorme al centro, vari baldacchini di fortuna con materassi antichi e probabilmente uno scheletro ad abbellire la stanza, vestito con una vecchia divisa di una guerra corporativa d'inizio secolo. Aggiungo che ha anche un sombrero e un nome. Quello è Bill. Non fateci caso, lasciatelo lì. Non rompe le palle a nessuno. E aggiungo che c'è una battuta da casa. Ehi, Frigitello! Tu da svenuto potresti essere proprio un peso. E lo dice Mana, indicando Wave. Wave, ancora mezzo scombussolato, si accascia su uno dei ballacchini, fa: Giuma, ho solo bisogno di riposare, ma poi torno in carreggiata, tranquillo. Chiedo un'ultima cosa al nostro Varù. Cioè, qualcosa in particolare che volete fare qui nel mezzo del nulla? In realtà, una volta chiuso, sistemato, sigillato e scomparsa l'ombra mortale delle radiazioni, mi avvicino a Mana, gli apro una smash e gliela do. Ciù, di queste non abbiamo tante, ma bisogna festeggiare. Mana la prende? Quantomeno siamo ancora vivi, cazzo. La apre e se la tracanna. Idem per Varù. Nel frattempo, la nostra Charity esce dal corridoio e si avvicina, immagino, all'ascensore. Cosa fai? Sì. Allora, in realtà ovviamente non vado in infermeria. A dire la verità, l'unica cosa che voglio fare è andarmene. Perciò, quanto è alto qua questo palazzo? Siete qualche piano sottoterra. Ah, sottoterra. Allora io sono davanti all'ascensore. Sì, in mezzo a te comunque ci sono altre persone. C'è un viavai di praticanti, di corp, e anche qualche guardia di sicurezza che gira e fa dei tiri, delle ronde di controllo. Io mi guardo intorno, mi sembra quasi che tutti mi stiano osservando. Sono in un momento di paranoia. Comincio ad avere il fiato corto e guardo l'ascensore e mi sembra che qualunque cosa sia nasconda una telecamera. Al che dico: scusate. E sgomitando mi allontano e cammino per i corridoi e cerco una uscita di sicurezza, perché voglio prendere le scale. Voglio salire usando le scale. Non ci sono. Apro le porte, cerco di aprirle, a volte non riesco perché sono chiuse. Non so, farei un tiro per cercare di ricompormi. Vai, io ti farei fare un tiro di umanità. Mi lanci un D10 e mi dici il risultato. 5. Perfetto. La tua mente è annebbiata e vaghi in giro per questi corridoi, tutti amorfi, tutti uguali, tutti sembrano lo stesso luogo. E a un certo punto ti ritrovi di nuovo in quell'incubo,
quello che costantemente arriva in tutte le notti. Giri l'angolo e una ragazzina ti guarda implorandoti. No, ti prego no. E dietro di sé un uomo le punta l'arma alla testa. Dice, stai zitta, bastarda. E di nuovo quel colpo sordo, secco, che ti pervade gli incubi di ogni notte. A quel punto vado in crisi completamente e cerco un bagno, perché sto per avere una crisi di pianto e quindi mi butto dentro al primo luogo. Stai andando verso il bagno quando sbatti sul petto di qualcuno ed è Ezechiele. Ah, meno male. Guarda, fa Charity, dobbiamo andarcene. Io sono in stato semi-confusionale. Dopo mi aggrappo alle sue spalle come se stessi cadendo. Lo fisso, annuisco. Dico, penso anche di aver bisogno di qualcosa, non so, un medico, qualcuno. C'è qualcuno che ti sta aspettando. Ti porta con sé verso l'ascensore. Qualcuno, merda, qualcuno che vuole bruciare la città. Mi lascio trascinare da lui. Ma la scena cambia, c'è un taglio netto. Siamo a qualche settimana prima. Siamo in un magazzino nel deserto. Ci sono tre uomini. Uno appostato sopra un canyon con un fucile da cecchino dietro un girocottero. E altri due all'interno di questo capannone che stanno attendendo l'arrivo di un maelstrom. Sparatorie, vari colpi in lontananza nel deserto risuonano senza mai arrivare da nessuna parte se non all'orecchio degli uomini testimoni quel giorno. E di quella notte l'unico che rimane perduto nel mezzo del nulla è un ragazzino con degli innesti, abbandonato senza segnale, è un corpo vuoto, privo di un'intelligenza artificiale, lasciato a se stesso, un guscio, senza nulla dentro. Viene trovato qualche giorno dopo, dai dei ganger mandati da un fixer della città. Viene trasportato a Night City. Il ragazzino riceve un segnale e si riconnette a un'intelligenza artificiale che ne prende possesso. Fa una strage. Con quello che ha, il suo corpo flessibile e i suoi innesti, inizia a far fuori tutti all'interno della macchina. Si dirige verso il centro città. Lì si riconnette con alcuni vecchi contatti al centro città. E tutto questo lo dobbiamo grazie alla community di Carbonara Roleplay, che ha attivato l'obiettivo speciale e segreto We Have a City to Burn. Avete speso tutti i guancialini attivando questa possibilità per la campagna. Che figo. Il bambino in qualche modo viene ritrovato da dei fixer della città che sanno cos'è e quali agganci può avere, soprattutto da Mai, una fixer connessa alle attività criminali dei Tiger Claw e sa bene dove mandarlo.
E mentre Charity esce dall'ascensore e si dirige verso il parcheggio con Ezechiele, non sa cosa lo attende, ma adesso lo scopriremo. La portiera si apre e vi è Alfa, l'ultima testa del Leviatano, quella mai uccisa nella scorsa campagna. Il bambino ti guarda, Charity, e prende parola e fa: figlia di puttana, abbiamo una città da bruciare. Piacere, sono Lizard. E così concluderei la serata di stasera. Per chi non sapesse chi è Lizard, consiglio la visione della prima campagna e soprattutto di Black Sun, dove ho narrato degli avvenimenti che sono successi in questo flashback. Beh, ragazzi, c'è il link su YouTube, lì potete recuperare le campagne, soprattutto il Leviatano, che parla di quello di cui abbiamo narrato stasera. Dura poco, perché sono tutti episodi da 20 minuti, montati super super veloci e schizzati. Ricordo a tutti, mi raccomando, iscrivetevi a YouTube, seguiteci, supportate il canale, venite su Discord a giocare alle nostre sessioni, ma soprattutto ci vediamo a mercoledì prossimo con Simbarum e a giovedì con il continuo di Cyberpunk. Ciao Ciuba! Buonanotte.